In queste ore un'altra minaccia via web dello Stato Islamico agli Stati Uniti d'America. E fin qui forse non c'è nessuna novità, la ripetizione di qualcosa già avvenuto in passato, una specie di leitmotiv della comunicazione dello Stato Islamico. Ma quello che è successo in questi giorni, in queste settimane negli Stati Uniti, fino ai morti, quattro poliziotti morti a Dallas dopo una lunghissima serie di afroamericani uccisi in modo sbrigativo, diciamo così, dai poliziotti americani, le proteste e gli scontri che si sono verificati in tante altre città americane, naturalmente si prestano a moltissime considerazioni, non ultima la malinconica fine della presidenza Obama che tante speranze aveva suscitato. And I believe we will do better. Thanks very much, everybody. Qui però voglio fare una considerazione. Lo Stato Islamico ha pubblicato, è frutto di un lavoro di hackeraggio, alcuni documenti che riguardano queste rivolte, queste tensioni, questo conflitto. Un documento è una lista che sarebbe stata in possesso della polizia di Dallas con un lungo elenco di afroamericani e di latini sospetti da sorvegliare, da controllare. Poi un elenco degli afroamericani arrestati in questi ultimi mesi, eccolo, lo state vedendo, e infine, ed è forse il documento più inquietante di tutti, c'è una presa di posizione di un comandante dello Stato Islamico da Raqqa che si rivolge agli afroamericani e si rivolge in questo modo. E questo è il messaggio postato da un leader militare dello Stato Islamico. O popolo nero degli Stati Uniti, siamo nel 2016 e fino adesso non avete ottenuto i vostri diritti e state soffrendo per l'ingiustizia. L'uomo bianco pensa che voi siate schiavi, pazzi e perfino animali. Oh mio Dio, quando vi sveglierete e insegnerete a questi criminali una grande lezione che mai vi riusciranno a dimenticare? Siete codardi? Avete paura di fronte a questi orrendi bianchi poliziotti? Semplicemente, mio fratello mio nero, uccidili senza pietà perché loro hanno arrestato e ucciso molti neri. Guardate nelle carceri, sono un posto per i neri. E adesso rompete l'illusione della falsa immagine del popolo bianco. Voi siete esseri umani esattamente come loro. Perché dovete accettare le loro follie? L'America ha bisogno di un cambio. Questo è il tempo per il cambiamento. Battetevi per i diritti dei vostri figli. Preparatevi a vincere la lotta oppure aspettate che un pazzo poliziotto bianco vi uccida. L'America sarà per i neri soltanto. Ecco l'ultimo, il più recente messaggio dello Stato Islamico. Una fotografia, si vede il profilo della Casa Bianca in fiamme, il titolo è Soon, presto, e dice così: O nazioni crociate, i prossimi attacchi nei vostri paesi vi faranno ricordare gli attacchi di Omar Mateen, l'attacco di Omar Mateen, e cioè la strage di Orlando, come poco sanguinosa. Qual è la novità? È la prima volta che lo Stato Islamico si muove, diciamo, non di suo, non con i propri stessi militanti, ma non con le proprie stesse cellule in sonno, ma cerca di inserirsi in un conflitto sociale in corso. È la prima volta, nella nostra memoria, che questo avviene ed è un segnale, naturalmente, molto pericoloso, non solo per gli Stati Uniti d'America.